Eccoci amici, questa sera insieme a me ci saranno Laura Marinaro, che peraltro ha partecipato a tutto il processo, quindi potrà raccontarci davvero le retroscena più interessanti di questa complessa inchiesta che ha portato alla condanna all'ergastolo in primo grado per Giacomo Bossoli, il nipote di Mario Bossoli. Dall'inizio in qualche modo la figura centrale nell'impianto accusatorio, anche se vedremo che ci potrebbero essere importanti novità a brevissimo anche nei confronti di altri soggetti e il nostro genetista forense Giovanni Langella. Eccoci qua, Buonasera a amici. tutti. Buonasera a tutti. Allora, io direi di cominciare subito con Laura, perché chiaramente questo è stato un po' un altro, no, insomma, è un processo che hai seguito tantissimo, un po' come hai seguito il processo per Iara. Poi avremo dei contributi realizzati da Giovanni che ci riporteranno proprio dentro la vicenda sin dall'inizio. Però vorrei da te una prima impressione della sentenza. Te l'aspettavi? Era questa in qualche modo la Allora, decisione devo che dire che si sentiva non nell'aria me oppure? l'aspettavo, non me l'aspettavo, sinceramente, negli ultimi giorni, poi per delle chiacchiere così che avevo fatto con il giudice, Roberto Spanò, a pranzo proprio quel giorno, e forse mi aveva un po' così fuorviato dicendo che lui aveva fatto delle assoluzioni eccellenti nel passato. Allora avevo pensato, ma magari si concluderà con una soluzione, però non perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, ma magari per la vecchia insufficienza di prove, no? E la formula dubitativa che oggi prevede il codice di procedura penale. Invece c'è stata questa sorpresa, non solo l'ergastolo con interdizione perpetua dai pubblici uffici e decadimento della patria potestà per Giacomo Bozzoli, 37 anni, il nipote di Mario Bozzoli, ma anche la trasmissione degli atti alla procura di nuovo per Oscar Maggi per concorso in Omicidio. omicidio, per abo a voi acte, per favoreggiamento e poi vabbè, per Alex Bozzoli, fratello di Giacomo, per falsa testimonianza. E questo è emerso chiaramente da come è andato proprio il processo, magari dopo ve lo racconterò meglio, ecco, perché sono Assolutamente. stata presente a Sì, no. tutte e 22 le udienze. Stasera ti sfruttiamo particolarmente. Senti, Gio, cominciamo col primo contributo dei tuoi, Sì, giusto così iniziamo un per aiutare i nostri attimino a amici. riassumere la vicenda, Con la perché ci sono vicenda. aspetti particolari, no? Si è parlato tanto di processo indiziario. Noi ad oggi ci tengo un attimino a precisare che le motivazioni non le abbiamo ancora, ma le immaginiamo benissimo, no? Perché forse magari non ci aspettavamo questo tipo di sentenza, ma qualcosa l'annusavamo, visto che gli indizi erano tanti. Per chi non conoscesse il caso, adesso vi facciamo un breve riassunto di quello che è successo 7 anni fa a Bozzoli. Questa è un po' la domanda cruciale, no? Io ho chiaramente un ruolo particolare perché sono consulente della moglie di Bozzoli nel processo e quindi, insomma, conoscendo bene gli atti, l'aspetto, insomma, l'impianto indiziario, devo dirti, io l'ho sempre ritenuto fondato, almeno per quanto riguardava la figura di Giacomo Bozzoli, che all'inizio non è stato l'unico soggetto a finire sotto la lente degli investigatori, insomma. Però
però è stato l'unico a finire sotto processo fino ad oggi. Ma indubbiamente la perizia, che poi insomma affronteremo nel dettaglio, disposta peraltro recentemente nell'aprile di quest'anno, è stata, a mio modo di vedere, insomma, l'elemento che ha spostato in maniera netta l'ago della bilancia verso la condanna. Ma partiamo dall'inizio, da quell'8 sì. ottobre del 2015. Cosa succede a Marchero nella fonderia? Allora, partiamo da un elemento fondamentale da cui sono partite poi le indagini, che è stata la denuncia di scomparsa di Irene Bozzoli, che noi di Giallo abbiamo pubblicato per primi. Allora, inizialmente si dirama l'allarme di questa scomparsa in azienda di questo imprenditore, 50 anni, Mario Bozzoli, assolutamente un insospettabile, aveva telefonato alla moglie alle 19:12, era l'8 ottobre 2015, telefona alla moglie alle 19:12 e dice: ho fatto un po' tardi, mi faccio la doccia e ti raggiungo. L'avrebbe raggiunta in un ristorante a Soiano del Lago, quindi sul lago di Garda, a circa 50 minuti da Marcheno, che si trova in Valtrompia. La moglie aspetta, passano le 8, passano le 9, lui non è uno che fa in genere ritardo, chiama spesso casa per dire quali sono i suoi movimenti. A quel punto la moglie chiama il figlio che abita a Marcheno, Giuseppe, il figlio minore, e dice: vai a vedere in azienda cosa è successo. Lui va in azienda e Mario non c'è. Mario non c'è, la sua auto è parcheggiata dove è sempre parcheggiata, i suoi vestiti di ricambio sono nell'armadietto, il suo portafoglio, il suo orologio, il suo cellulare sono nell'armadietto, è tutto nell'armadietto, ma lui non c'è. A quel punto vengono chiamati i carabinieri. Inizialmente, ovviamente, come sempre quando scompare una persona maggiorenne, si deve aspettare un po', perché si pensa ad un allontanamento volontario, anche se in questo caso era davvero improbabile. Mario non aveva assolutamente nessun motivo di allontanarsi. A quel punto la moglie poi dopo, il giorno dopo, va a fare la denuncia, e nella denuncia accende un faro su quelle che possono essere davvero la svolta delle indagini, e dice che Mario di fatto ultimamente viveva malissimo il suo rapporto con l'azienda, aveva addirittura paura dei suoi nipoti che lo facevano mobbing, lo mettevano in difficoltà, lui li faceva anche controllare perché aveva scoperto che fatturavano per l'azienda delle cose che compravano per un'altra azienda che stavano facendo, insomma non c'erano buoni rapporti e lui infatti non ne poteva più. Di fatto nell'auto viene trovata una fattura di 47.000 euro che i nipoti avevano fatto fare alla Bozzoli per una finto incidente ad un forno, quindi poi quella che si rivelerà una truffa praticamente. Quindi, diciamo, inizialmente il PM, che allora è Alberto Rossi, purtroppo malato, magistrato, diciamo, forse non ha avuto il coraggio inizialmente di fare qualcosa che avrebbe dovuto fare, cioè di fermare il ciclo produttivo, i forni. E cosa succede? Che cosa fanno? I forni continuano ad andare per 5 giorni fino a che non è l'avvocato della moglie che dice, che chiede di sequestrare la ditta e fermare i forni. Nel frattempo vanno un passaggio all'inizio molto complesso, perché obiettivamente capite bene che già era complessa, insomma, certo, la situazione, già era difficilissimo ipotizzare con quel tipo di temperature che certo un corpo umano potesse in qualche modo lasciare dei residui, certo, ma addirittura il forno proseguì nella sua attività per 5 giorni rispetto al certo giorno della scomparsa di Mario, e questo chiaramente modificò in maniera, insomma, determinante e irreversibile la condizione. Anche se, attenzione, vado veloce, diciamo, vabbè, vengono sentiti gli operai la prima volta e danno delle versioni. La sera lì però è successo qualcosa al forno, non è esploso come sì, avevano è stata una fumata alle 19:18. Ok, è stato un arresto. Questo è un dato, amici, che vi chiedo di conservare nella memoria, perché tra poco ci torniamo. Lo ritroveremo nella sentenza poi. 19:18 c'è questa fumata che viene addirittura ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza.
interni alla ditta, che però, vabbè, loro giustificano inizialmente con succede spesso, ogni tanto ci sono questi arresti del sistema che poi riparte. Ma ricordiamoci questa benedetta denuncia, perché è tutto di là che parte. Cosa succede? Che gli operai che erano in azienda quella sera e a quell'ora, cioè in quelle ore, vengono sentiti tutti, no? Per una prima escussione. E raccontano un po' dove erano loro, dove si trovavano, raccontano un po' la loro versione, gli orari. Tutti tendono già dall'inizio ad allontanarsi dal forno, diciamo in un certo senso, ad allontanare Mario dal forno, a dire: ah, stava entrando noi l'ultima volta che l'abbiamo visto, stava andando nello spogliatoio, aveva la felpa sulle spalle. Tutti dicono così, soprattutto Alex, il fratello, poi. Oscar Maggi, Abu, che era addetto al forno più piccolo, Ghirardini, che era addetto al forno più grande, ma che in effetti era lontano in quel momento, era con la ruspa in un'altra in un'altra zona dell'azienda. Dato fondamentale, ricordatevi sempre l'auto di Mario, assolutamente parcheggiata dove sempre la parcheggiava. Naturalmente, nelle ricerche, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco controllano tutto, anche l'esterno dell'azienda, si controllano anche le telecamere di sorveglianza esterne e non c'è nessun'auto sospetta che esce. Tutto quello che sembrava sospetto inizialmente decade. Laura Non Pietrangeli c'è nessuna dice, traccia. Laura, la nostra amica Laura Pietrangeli ci dice: ma è Ghirardini che ruolo ha in tutto questo? Calma ragazzi, che arriviamo. Ho detto che era, l'ha detto al forno grande, ma era alle 19:18, cioè quando c'è la fumata, Voi non era. fate domande che io le sto conservando, dopo le Sì, poi riprendo, dopo quindi. risponderemo dopo. E presto. Cioè, io volevo spiegare un attimo che questa inchiesta è stata un po' complicata perché inizialmente, quindi l'ipotesi iniziale è allontanamento volontario. Quando viene via questa ipotesi iniziale, si apre il fascicolo per sequestro di persona, ovviamente come sempre per fare delle. Laura, chi è che suggerisce inizialmente questa pista? Che questo è anche un elemento, se non mi da analizzare, no? Quale? Dell'allontanamento volontario. Chi è che comincia a No, 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 ho suggerire? detto che sempre quando scompare una persona maggiorenne, per le prime 48 ore è allontanamento volontario, sempre. Poi dopo diventa sequestro di persona o omicidio si cambia in genere per sequestro di persona, anche Iara è Perché successo, mi pare di per ricordare fare che degli proprio il nipote era accertamenti. uno di quelli che incalzava. Ecco, Era proprio il nipote uno di quelli che incalzava maggiormente inizialmente questa teoria, che sì, quindi non no, dovrebbe vabbè, essere. quella è stata una tesi È difensiva. nel processo questa, È diciamo. una tesi difensiva che loro hanno tenuto fino alla fine, fino all'arringa, assolutamente, l'avvocato difensore. Ma è ovvio, è semplice, no? Dire, vabbè, se n'è andato chissà come, però come un fantasma non si è capito. Vabbè, sta di fatto che, quindi inizialmente già, si inizia, vista la denuncia della moglie, ripeto, fondamentale, i carabinieri avrebbero voluto, diciamo, fare prima. Il magistrato è stato un po', boh, forse timoroso, non abbiamo capito perché. Sta di fatto che il 14 scompare anche Beppe Ghirardini. Quindi siamo praticamente a 6 giorni dopo la scomparsa di Mario Bocca. Scompare e viene ritrovato cadavere a 100 km da Marcheno con una capsula di cianuro grande più di una noce nello stomaco. In un bosco a 100 km da Marcheno viene trovato morto. E lì, davvero, il fascicolo ormai per omicidio per Mario Bozzoli e distruzione di cadavere, perché ormai la prima ipotesi è quella del forno. Mario Bozzoli è finito nel forno. Cosa succede? La professoressa Cattaneo viene chiamata, vado veloce, insomma, dopo varie perquisizioni, dopo che non viene trovato nulla, nessuna traccia biologica di Mario né nell'auto di Giacomo né sul nastro trasportatore del forno né da nessuna parte, viene chiamata la professoressa Cattaneo e vengono trasferiti tutti i residui, sacchi, tonnellate di sacchi di residui dei forni a Milano, dove la professoressa Cattaneo li esamina uno ad uno ed esamina anche tutte le cappe, i fumi, eccetera, eccetera. E dopo mesi, mesi e mesi,
Il risultato è che non viene trovata nessuna traccia di Mario Bozzoli. A quel punto basta, si sta per archiviare l'inchiesta. Il PM muore, tra l'altro, e quindi tutto sembra assolutamente nel giallo più giallo che c'è e nel mistero più misterioso che c'è. Nel frattempo viene aperto un fascicolo per istigazione al suicidio anche su Ghirardini. Il fascicolo per omicidio di Mario Bozzoli ha iscritto non solo Giacomo Bozzoli, ma anche Oscar Maggi, Abu e naturalmente Alex. A quel punto la procura generale di Brescia, il procuratore dell'Osso, avoca a sé l'indagine e ipotizza una dinamica differente. Allora, visto che la professoressa Cattani non ha trovato alcuna traccia nei residui del forno, probabilmente Mario Pozzoli invece è stato ucciso, trasportato in uno di quei sacchi grandi, che è possibile che possano trasportare un corpo così, da Giacomo e gettato chissà dove, eliminato in chissà quale modo. E quindi si va avanti su questa ipotesi ed è su questa ipotesi che viene rinviato a giudizio Giacomo e viene istruito il processo. Nel frattempo, Oscar Maggi, Abu e Alex escono dall'inchiesta. L'idea è che in realtà escono dall'inchiesta perché non ci sono elementi determinanti per portarli a giudizio, però forse sono più utili se vengono sentiti come testimoni che come indagati, quindi con gli avvocati, no? Quindi la procura fa questo ragionamento. Effettivamente loro vengono sentiti come testimoni. Ci sono delle intercettazioni ambientali e telefoniche veramente compromettenti nei loro confronti particolari di Oscar Maggi e Abu, che proprio dicono: ah, se Ghirardini parla, dobbiamo andare a trovare Peppe, perché se Peppe parla, siamo rovinati tutti, siamo tutti rovinati. Sì, dice poi un giorno Abu ad un amico che chiama fratello: fra, sai, hanno, perché l'hanno fatta grossa, hanno spostato le telecamere. Questo dello spostamento delle telecamere interne all'azienda è stato uno degli indizi più importanti che la Procura Generale allora portava a discapito di Giacomo, cioè le telecamere di sorveglianza interna alla ditta le poteva manovrare solamente Giacomo e Alex, cioè solo loro avevano i codici d'accesso, per cui perché sono state spostate sui mucchi di rottami e non sul forno, sui punti cruciali dell'azienda una settimana prima? Ovviamente loro nel processo diranno: no, non è vero che li potevamo manovrare solamente noi, e poi sono state spostate perché gli operai rubavano. E allora noi, per vedere gli operai che rubavano, per essere sicuri, li abbiamo spostate. Va bene, un altro indizio. Quindi Giacomo viene portato a processo con questa ipotesi e il processo va avanti. Durante il processo vi assicuro che sono stati poi determinanti anche nella requisitoria le dichiarazioni degli operai, in particolare sono state veramente contraddittorie, un giorno dicevano una cosa, un giorno dicevano un'altra, si confondavano sugli orari o negavano, davano delle spiegazioni assurde su quelle intercettazioni lì. E anche Alex ha detto delle cose che poi la procura prima e il giudice ha ritenuto false, cercando ovviamente di coprire il fratello, cioè proprio sulla posizione di dove era il fratello in quel momento, a quell'ora. La difesa, tra l'altro, ha portato da parte sua una consulenza di un tecnico abbastanza famoso, noto, Vitiello, sul numero dei passi, sul contapassi del telefonino di Giacomo, che secondo loro non corrispondeva ai passi, che erano 242, che la procura diceva che Giacomo aveva fatto appunto e che delineavano effettivamente il movimento dal forno. Invece loro hanno cercato di dire che assolutamente lui dal forno non era nemmeno passato.
questo non è stato dirimente poi dopo alla fine. Ma quello che è successo ad aprile, cioè questa primavera, è stato molto molto importante. Il giudice, io devo dire la verità, io che ho seguito il processo dal primo giorno, non lo so, io ho sempre avuto l'impressione che il giudice fosse convinto invece dell'ipotesi del forno, non lo convincesse per niente questa ipotesi alternativa con cui Giacomo era stato portato al processo. E infatti... Beh, però Laura, la procura si è trovata un po', se vogliamo, obtorto collo, costretta, sì, a cambiare l'asporto del corpo direttamente da in altro modo, perché non trovando tracce all'interno, certo, del forno, in più parecchi, certo, tecnici anche apparentemente, certo, insomma, certo, affidabili, avevano, certo, affermato, certo, che laddove un corpo fosse stato gettato nell'alto forno, questo tipo di inserimento avrebbe prodotto un'esplosione dell'alto forno. Un'esplosione è una... Che, sì, in, sì, realtà poi si è dimostrata non essere veritiera, certo, per cui la procura, sulla base, certo, del convincimento che siccome il forno non era esploso, diverso, certo, difficilmente il corpo di Bozzoli poteva essere stato inserito, certo, lì, ha dovuto ipotizzare una modalità diversa, certo, di occultamento del corpo, soprattutto di trasporto dalla fonderia altrove. Certo. E questo un po', diciamo, gli ha fregati, però effettivamente, certo, il giudice, hai ragione tu, certo, anche ho avuto questa sensazione che avesse dal primo giorno già una sua un'idea, una sua idea, insomma, che portava al forno e non altrove. Sì. E infatti lui cosa ha fatto? Perché poi cosa è successo? Che in effetti la perizia, poi che avevano fatto, la consulenza che avevano fatto... Allora ragazzi, spieghiamo bene com'è andata questa perizia e perché nasce da parte della Corte d'Assise, che l'ha disposta, questa perizia, che in realtà è stato un cosiddetto esperimento giudiziale, per valutare se l'inserimento di un corpo, anche se il maiale non aveva esattamente le dimensioni del corpo di Bozzoli, però diciamo era piuttosto compatibile con quello che insomma ci attenderemmo con l'inserimento del corpo di Bozzoli, chiaramente questo animale, che ovviamente era già deceduto per motivi, sì, suoi, sì, indipendenti dall'esperimento, ha prodotto un effetto che fu praticamente identico a quello che si produsse la famosa sera della scomparsa di Mario Bozzoli. Allora, anche perché noi genetisti interpellati molto spesso, no, sulla questione della permanenza, i residui biologici all'interno di questo forno, una risposta reale non ce l'avevamo, perché avevamo bisogno di un caso di riferimento, perché non si parla di un forno normale che va a legno, oppure quello simile agli inceneritori utilizzati per le urne cinereali. No. È un forno che fonde dei metalli, ok? Quindi per quanto sia assimilabile la temperatura, ok? Perché la temperatura è la stessa, sì, ma qui si fondono metalli. Che impatto può avere la reazione di materiale biologico con questi metalli? Allora, riusciamo a riscontrare qualcosa? Allora, in aula è stato fatto in scala l'esperimento, cioè le dimensioni di quel maiale sono utilizzate e rapportabili all'impianto che si trovava a Crovaglio di Iseo. Quindi in realtà l'esperimento in scala che cosa vuol dire scientificamente? Che io lo riproduco su una misura ma posso riapportarla a un altro, quindi effettivamente i dati che vengono fuori sono comparabili. E quello che è successo all'interno di quell'esperimento ha dato delle risposte importantissime. Innanzitutto l'esplosione, hanno visto che non è avvenuta perché... Per avvenire un'esplosione termodinamicamente, che cosa deve succedere? Dovremmo avere gas corporei. Questi gas da dove vengono? Dai liquidi che ci sono in corpo, ok? Ma quando un corpo è soggetto a una disidratazione repentina, velocissima, perché a quelle temperature quello che accade è la disidratazione è avvenuta anche al maiale, e quindi potenzialmente anche al povero Mario, questo fa sì che un'esplosione non venga generata in questi contesti. Posso spiegare un attimo? Giovanni, scusa. Allora, in aula è venuta la dottoressa e un medico legale di Genova, Tettamanti, che è stata quella che ha convinto, ovviamente, il giudice poi a fare questo esperimento. Allora, prima torniamo un attimo indietro. L'ha convinto il fatto che il tragitto che aveva fatto Giacomo per arrivare a casa era assolutamente compatibile col fatto che fosse arrivato a casa senza assolutamente fermarsi. Quindi intanto escludiamo la possibilità che Giacomo possa aver portato Mario da qualche parte, cioè che si sia fermato, perché non si è fermato. Secondo, chiama questa dottoressa Tettamanti, la quale ha spiegato, anche facendo riferimento ad un fatto precedente, cioè un suicidio di un operaio che si era gettato
in un forno del genere a Torino tanti anni prima, ad Alessandria, insomma, da quelle parti lì, e che non era appunto esploso, si era disidratato in pochissimi minuti. Allora lei ha detto: siccome il maiale è l'unico animale che istologicamente è uguale all'uomo, allora potremmo utilizzare un maiale, però può essere anche una famiglia di conigli, aveva detto, ad esempio, non è detto che sia un maiale. Noi dobbiamo innanzitutto pensare che non lo dobbiamo gettare nel forno, ma che si mette su un nastro, ok? Sulla colata di metallo, si adagia, nel frattempo si disidrata e scende giù. Se ci metti Esatto. poi dell'altro rottame sopra, è più facile che scenda giù. Cosa che è successo? Si disidrata in 3 minuti, senza che scoppi. Quindi lei ha detto: si può provare. Il giudice, a quel punto, dopo aver letto la sua relazione, ha detto: proviamo. Ha trovato da solo l'azienda, è riuscito a farlo senza spendere soldi, senza far spendere soldi allo Stato. Ha preso il pulmino con tutti i consulenti di parte, ha fatto l'incidente prenotato e noi siamo andati. E devo dire che allora c'è stato un po' di puzza di bruciato, tipo di carne bruciata all'esterno, cosa che può essere successa assolutamente anche l'8 ottobre. Ma pensate che l'8 ottobre 2015 a Marcheno faceva un freddo pazzesco, perché me lo ricordo benissimo, e diluviava. Quindi, anche se ci fosse stato questo odore esterno, non se ne sarebbe accorto nessuno. Nessuno. Internamente, invece, non c'è stato nulla. Come, perché ve lo dico? Io non sono entrata dentro, ovvio, però ho parlato con chi usciva, è uscito Giorgio Portera, il genetista della famiglia, è uscito il colonnello Lago, e ho chiesto: si è sentita qualche puzza? Lui ha dato: oh, assolutamente niente. E c'è stato lo scoppio? No, assolutamente niente. Appunto, Laura, era lo scoppio, perché invece una serie di pareri durante l'indagine preliminare avevano convinto la procura che laddove il corpo di Bozzoli fosse stato inserito nel forno, questo avrebbe Certo. indubbiamente provocato un'esplosione. Per cui la procura si è trovata un po' sottobotta, perché i consulenti tutti quanti dicevano: guarda, che è impossibile che l'abbiano messo lì perché sarebbe esploso il forno. La prova è stata determinante, perché ha dimostrato che non era affatto così. Poi l'altra cosa determinante, qual è stata della prova? Questo, state attenti a questo. Secondo me, nel non trovare tracce. Allora, il maialino si è disidratato, ok, è finito nella colata, e dopo che resti ci sono stati? C'è stato un mucchietto di resti che sta in un sacchetto della spesa, ma anche più piccolo, e in questi resti non c'è stato niente, non ci sono stati risultati di analisi biologica, cioè non c'è stato niente di Niente. biologico, esattamente come Mario. Quindi cosa vuol No, dire? non solo, mettici che Mario, nel caso di Mario, il forno ha È continuato la andato sua per 5 attività per giorni, altri quindi 5 giorni, quindi cosa figuriamoci. volete trovare? Cioè non c'era assolutamente niente Ecco. con quelle temperature. Quindi è stato, allora, ovviamente il giudice non può dire oggi che questa è la motivazione della sentenza, però ce l'ha fatto capire all'esterno, no? Ci ha fatto capire che l'esperimento è stato dirimente, ma di Allora, per rispondere al sicuro. nostro amico Piero, la difesa continua a sostenere che Bozzoli se ne sia andato altrove a farsi In un'altra Brasile vita con con l'amante, in buona sostanza, insomma, questo è l'amante. Poi volando, non lo so come fai oggi ad andare via senza nulla, con gli abiti da lavoro, così. solo. Poi il movente è un movente, diciamo, principalmente di natura economica. Assolutamente sì. Alla base di questo movente economico c'è anche quello che è emerso essere un odio profondo e nutrito da anni, in particolare dai nipoti, ossia con specifico riferimento a Giacomo Bozzoli, che secondo una delle testimonianze, che secondo la procura sono state determinanti, soprattutto nella fase dell'indagine preliminare, della ex compagna di Bozzoli, Giacinta Gambarini. che, esatto, che ha riferito che Giacomo già anni prima aveva un piano per eliminare lo zio. E un piano che prevedeva peraltro anche il contributo di questa ragazza, che ovviamente si è rifiutata, perché a Giacomo serviva qualcuno che lo coprisse per avere un alibi. Quindi Non c'era solo, c'è anche Tiam, un altro operaio era un al quale piano abbastanza concreto, insomma, in questo caso. c'è anche Tiam, un altro operaio al quale Giacomo, che ha dichiarato che Giacomo gli aveva offerto dei soldi per dare una lezione allo zio. Jessica Gambarini, ora, perché è stata ritenuta
così importante, ed è stata, la sua dichiarazione è stata cristallizzata con un incidente probatorio come prova, perché in realtà lei, il giorno in cui è stata data la notizia della scomparsa di Mario Bozzoli, lei era al lavoro, ok? La mamma la chiama e le dice: oh, ma guarda che è scomparso lo zio, il padre del tuo ex. E lei pensava ad Adelio, no? Che è il papà di Giacomo. Poi ha visto la televisione, cioè è andata a vedere su un sito e ha visto che era scomparso Mario Bozzoli. Lei subito è andata dai carabinieri, senza sapere né leggere né scrivere, è andata dai carabinieri a dire: guardate, io vi devo dire una cosa forse importante per le indagini, non so, perché Giacomo mi aveva detto più volte che voleva uccidere lo zio, una volta mi ha detto che avremmo potuto fare così, mentre lui lo attirava in un bosco per dargli un colpo in testa, io avrei dovuto prendere la sua macchina, avrei dovuto passare sotto il telepass in modo da dare un alibi, no? Addirittura, cioè, gli ha detto la modalità in cui lui... E questa cosa lei l'ha detta dai carabinieri subito, l'ha ripetuta un'altra volta davanti alla procura, l'ha ripetuta in incidente probatorio e l'ha ripetuta in aula davanti a tutti e davanti anche a Giacomo. Eppure la difesa ha continuato a dire che lei l'ha fatto semplicemente perché era invidiosa, perché lui l'aveva lasciata, ma in realtà lei l'aveva denunciata anche per stalking, quindi, cioè, non lo so. Beh, comunque Laura non fu l'unica testimonianza che in qualche modo confermava un'indole estremamente violenta e aggressiva da parte di questo ragazzo. Ci sono anche due sorelle che avevano ricevuto, insomma, delle condotte, direi, abbastanza gravi da parte di Giacomo, che confermano sostanzialmente che avevano avuto dei rapporti di lavoro, però era veramente molto preoccupante, insomma, sotto questo aspetto. Quindi indubbiamente che, insomma, Bozzoli Giacomo fosse tra quelli indicati, insomma, dalla procura come potenziali sospettati, quello che aveva, insomma, un profilo di personalità e soprattutto una dose di astio e di odio rancoroso nei confronti dello zio, questo era un elemento che balzò agli occhi anche abbastanza velocemente, insomma, nell'inchiesta. Sì. E tra l'altro poi anche dal punto di vista processuale al giudice non è che sia piaciuto tanto il suo comportamento, ogni tanto aveva dei momenti in cui si alzava, ah non è vero, così si metteva ad urlare, poi quando le hanno fatto l'esame dell'imputato ha detto proprio che era un processo farsa, che era tutta una balla, che lui era convinto di uscirne pulito, cioè insomma con un atteggiamento un po' così, e poi in più ce l'aveva con la stampa, cioè soprattutto come se fossimo stati noi a mandarlo a giudizio, non lo so, e ci ha addirittura querelati tutti, ovviamente, vabbè, il giudice per fortuna ha archiviato tutte le posizioni, perché era assolutamente un diritto di cronaca, tanto più che, voglio dire, abbiamo partecipato al processo, abbiamo anzi dato spazio alla difesa, come sempre si fa, si dà spazio sia all'accusa che alla difesa. Chiedere ai nostri amici se è possibile inquadrare dal punto di vista psicologico la personalità di Giacomo. Beh, insomma, emergono un po' di tratti sicuramente interessanti dal punto di vista, diciamo, psicologico, legati soprattutto alla matrice narcisistica, da quello che racconta la ex compagna, dalle modalità relazionali, quella che emerge come essere un'assenza di empatia e questa capacità di odiare in maniera così persistente e profonda, sono caratteristiche che mi riportano, insomma, a un profilo di personalità con tratti di tipo narcisistico, insomma, cioè una persona che bada solo a sé, ai suoi interessi e che non si ferma davanti a nulla per arrivare in qualche modo a soddisfarli. Ecco, questo è un po' quello che il processo di primo grado ha confermato come quadro di personalità, e credo che anche questo suo modo di essere, che in aula a tratti si è palesato, no? È difficile per questo tipo di soggetti subire un giudizio di questo tipo, un processo mediatico, sì. Essere comunque in una condizione di dover sentire persone parlare di lui in maniera chiaramente negativa. Per questo tipo di personalità non è qualcosa di elaborabile, quindi che abbia avuto degli scatti che hanno in qualche modo l'hanno fatto emergere, no? Questo aspetto aggressivo, violento, reattivo e anche rancoroso, indubbiamente è un aspetto centrale. I tratti di personalità che emergono con maggiore evidenza, a mio avviso, sono di tipo narcisistico. Del resto, che lui è rimasto male, era uno zio che non ti ha mai fatto niente, che ti ha cresciuto e che ti conosce da quando sei in fasce, e addirittura liberarsene gettandolo nel forno.
se insomma, se la Corte d'Assise ha ragione e non ho motivo di dubitarne, chiaramente è qualcosa che non può essere stato progettato lì per lì. No, beh, certo. Ci dovevano essere una serie di circostanze favorevoli che sono state prodotte, che sono state create precedentemente. Quindi è chiaro che per riuscire a fare una cosa del genere e distruggere senza possibilità di rimedio un corpo in 448, vuol dire che insomma riesci proprio a fare delle cose, a progettare un crimine di questo tipo solo se sei veramente completamente privo di empatia. Insomma. Ma neanche un briciolo, insomma. Dicono com'è reagito la sentenza. Ragazzi, come vedete in foto, mano in fronte Sbiancato. sbiancato, perché non se l'aspettava, no? Un soggetto del genere ha preso una batosta, anche perché spendo una parola in favore a quella che è stata la stampa. Io seguo questo caso dall'inizio, no? E io non ho mai visto comunque un accanimento, cioè, si raccontavano i fatti in maniera oggettiva, no? Addirittura, forse molti non si aspettavano neanche una condanna del genere in primo grado. Poi forse qualcuno si è aggiunto dopo per chiarire il movente, ragazzi, è molto concreto, è molto solido ed è di tipo economico, c'è cioè un interesse di tipo economico che avrebbe poi fatto venire fuori anche una serie di vicende alquanto losche, perché sottraevano soldi alla fonderia che avevano in comune, addirittura venivano assicurati dei macchinari danneggiati o di proposito, o addirittura non danneggiati, che questa assicurazione copriva veramente migliaia e migliaia di euro. Ovviamente questi soldi a cosa servivano? Per andare a nutrire un'attività che avevano in parallelo. Quindi, povero Mario Bozzoli che aveva scoperto il tutto e quindi potenzialmente avrebbe rivendicato il patrimonio che gli era stato rubato a questo punto e denunciate le attività losche, quindi è un bel motivo, no, per liberarsi di qualcuno. Qualcuno parlava di premeditazione. Da questo punto di vista io non so come esprimermi, che può darsi anche che c'era prima Guglielmo che faceva riferimento all'Ogli, no? Dice se il caso di l'Ogli poteva essere un input per utilizzare il forno È stato come invocato mezzo. dalla procura nella requisitoria. Pellegrina come ipotesi, Guglielmo ci sta tutto. Come precedente, sì. Si parlò a lungo e considera che il caso di Roberta Ragusa è precedente rispetto al caso di Bozzoli. Si parlò a lungo anche su insomma, le principali testate, della possibilità che il corpo di Roberta fosse stato cremato e distrutto quindi in un forno. Chissà se anche questo aspetto magari possa averlo ispirato, insomma. Però Non è. doveva aspettare un altro pochino, perché comunque anche all'Ogli gli è andata male, voglio dire. Quindi se avesse aspettato un altro pochino, magari il risultato lo guardava diversamente, ci avrebbe pensato su due volte prima di fare in maniera analoga, voglio dire. Poi io invece ho sempre pensato anche a una economia proprio del crimine, no? Sei in una fonderia, qual è il primo metodo di eliminazione? Il forno, no? Lo getti lì. E poi c'è il punto di non ritorno, sempre quella cosa che Roberta ha messo da parte all'inizio puntata, se la ricordate tutti, il fatto che l'impianto sia andato in blocco. Ragazzi, allora l'impianto va in blocco in 10 minuti precisi e sono i 10 minuti in cui i testimoni dicono di aver visto Mario per l'ultima volta. Quello per me è il punto di non ritorno, perché alle coincidenze non si può credere in questi casi. Cioè, Mario scompare in quei minuti, l'impianto va in blocco potenzialmente. Io non sono un ingegnere, ok? Però penso che gli impianti vadano in blocco perché ci siano anomalie. Se io immagino una fumata all'interno di un forno che fonde i metalli, il fumo è irrisorio, ne è pochissimo. Se me una fumata maggiore manda in tilt l'impianto perché il sistema si allerta, dice c'è qualcosa che non va, che sta bruciando e si blocca il tutto. Ok, che è qualcosa che accade spesso, ma proprio nei 10 minuti in cui spariva Mario, quindi secondo me da lì non si torna più Attenzione, indietro. è mezz'ora in cui il telefono di Giacomo, che era un utilizzatore compulsivo del telefonino, cioè tipo 50 volte al giorno, e in quella mezz'ora non ha nessun traffico il suo telefono. E Diciamo, lui dice di averlo dimenticato sulla ruota. c'è una convergenza su quell'asso temporale, diciamo, veramente straordinaria per essere casuale, ecco, Sì, insomma, no? infatti. Quindi questo è un elemento sicuramente di matrice indiziaria, ma molto concreto. E poi qui torna la questione Ghirardini, Ecco. perché la famiglia di Ghirardini non ne vuole sapere, della chiusura dell'indagine che c'è stata, in cui Ghirardini, secondo la procura, emerge come un soggetto che ha partecipato quella sera, perché secondo la procura Ghirardini ha avuto un ruolo quella sera, ossia quello di gettare ulteriore materiale nel forno dopo che il corpo di Mario era stato inserito nell'altoforno. Quindi un ruolo attivo. Dopodiché, sempre secondo la procura, vedremo sul punto cosa scriveranno i giudici di primo grado, ma non ho motivo di pensare che si discosteranno molto da questa impostazione.
E quindi che cosa succede? La procura dice che Ghirardini è coinvolto nell'omicidio, ha un senso di colpa che piano piano lo divora, teme probabilmente anche di venire eliminato a sua volta, perché insomma la situazione non è che potesse farlo stare molto tranquillo, visto la fine che aveva fatto Mario Bozzoli, e a quel punto, per sottrarsi a una serie di pressioni e anche al senso di colpa, decide di suicidarsi in questa maniera così, diciamo, scomposta e apparentemente anomala, ingerendo una capsula di cianuro della grandezza più o meno di una noce e allontanandosi da casa molto, perché stiamo parlando di circa 100 km, all'interno di una zona boschiva che peraltro non era solito frequentare. Inchiesta che all'inizio parte con il presupposto che possa essere accaduto qualcosa di diverso, addirittura che possa essere accaduto un omicidio, e che invece poi la procura archivia per suicidio e il GIP accoglie la motivazione, insomma, della procura, e quindi archivia l'inchiesta su Ghirardini, di fatto ponendo fine alla sua questione. I familiari, le sorelle di Ghirardini non vogliono saperne di questa ipotesi, però ci sono una serie di elementi che effettivamente non possiamo trascurare, che mettono un po' Ghirardini in una luce non particolarmente favorevole, anche perché lui era proprio l'addetto all'alto Al forno, forno grande. cui, secondo la procura di Brescia e secondo la Corte d'Assise di Brescia, c'è finito Mario Bozzoli. Quindi che Ghirardini fosse del tutto estraneo ai fatti pare difficile obiettivamente crederlo, no? Laura, al processo che come ne esce la figura di... Esce anche lui, diciamo, sarebbe indagato se fosse vivo, sarebbe rinviato, diciamo, alla procura per favoreggiamento. Per concorso solamente Maggi, perché secondo il giudice Maggi si è messo d'accordo prima con Giacomo, quindi ha davvero concorso nell'omicidio, cioè non l'ha ucciso lui, però si è messo d'accordo prima. Non è che quello gli ha dato un colpo in testa, l'ha ucciso, poi ha trovato l'immagine e ha detto: oh, scusa, mi aiuti un attimo a distruggerlo. No, si è messo d'accordo prima. Questa è l'ipotesi del giudice, no? Ecco perché gli dà il concorso a Maggi. E Abu e Ghirardini semplicemente perché non erano in quel punto lì, quindi hanno, diciamo, concorso, cioè favoreggiato la distruzione in un certo senso. In realtà poi il GIP, quando archivia l'istigazione al suicidio di Ghirardini, lascia degli spirali invece alla riapertura, perché dice in un certo senso non è stato, non siamo riusciti a dimostrare Patrizia chiede, è il movente di Maggi, verosimilmente di natura economica. soldi, ma Maggi aveva nelle disponibilità alcune migliaia di euro, insomma, eccessive. Anche Ghirardini, però Ghirardini solamente 4.000. Questa cifra trovata in casa un po' anomala, insomma, no? Che non è che si è tanto capito da che parte arrivasse. Sì. Quindi, e poi le intercettazioni tra Abu e Maggi che dicono No, andiamo a... quelle sono Perché pazzesche. se quello parla siamo tutti rovinati. Ora, di cosa avrebbe dovuto parlare per rovinare? Poi, ecco, io una cosa vi vorrei invitare a pensare, no? Perché Maggi e Abu dicono dobbiamo andare da Beppe per dirgli di stare zitto? Perché, allora, se erano tutte e tre colpevoli, ovviamente non avrebbero parlato tutte e tre, perché devono dire a Beppe di stare zitto? Perché evidentemente Beppe non ha partecipato, ha solamente visto e avrebbe parlato probabilmente. Cioè, l'ipotesi non è In effetti, perigliosa. questa frase te la dice proprio lunga, nel senso che se ci fosse stato preordinatamente un disegno che li coinvolgeva tutti, non c'era bisogno tra loro di dire dobbiamo andare a parlare con Beppe perché se quello parla ci rovina tutti, no? Perché evidentemente la figura di Ghirardini non era centrale, cioè non era coinvolta. Si è trovato lì, probabilmente sì, sapevano che forse difficilmente avrebbe parlato, perché se no, immagino che Giacomo Bozzoli, che è un soggetto molto lucido e determinato, se avesse ipotizzato che Ghirardini poteva diventare un testimone scomodo, avrebbe forse agito in un altro momento, diversamente. Invece non l'ha fatto, quindi si può ipotizzare che Ghirardini comunque, diciamo, come in linea di massima non fosse concorrente con loro in senso stretto, ma che abbia fatto Avesse intendere capito quello che era che avesse successo, magari. parlato, Sì.
forse ha fatto intendere che lui non aveva nessuna intenzione di raccontare quello che aveva visto, probabilmente per tutta una serie di motivi, non ultimo quello di non perdere il lavoro. Infatti, infatti. E poi c'è un'altra cosa, dobbiamo pensare anche che questa mossa, diciamo in un certo senso, del giudice, della corte, di rinviare gli atti alla procura per queste persone, potrebbe essere anche importante per farle parlare una volta tanto, no? Visto che adesso ormai magari non hanno più paura di Giacomo perché è stato condannato all'ergastolo, no? Almeno questo ipotizzano. Però Laura, da quello che si intravede non è una bella posizione la loro, cioè sostenere che loro abbiano agito perché avevano paura di Giacomo o per paura di ritorsione da parte di Giacomo, oggi mi pare veramente improbabile come posizione. Cioè, però sai, quando vieni nei panni di un'eventuale strategia difensiva di queste persone, e adesso l'unica chance realistica che hanno è di raccontare quello che è successo. Sì, infatti, sarebbe meglio. E fornire collaborazione sperando chiaramente magari in un alleggerimento dell'ipotesi accusatoria, perché se quello va Maggi, mi pare quello in concorso in omicidio sarebbe Maggi, no? Tra i due, Maggi va in corte d'assise, cioè insomma non è tanto una situazione. No, infatti secondo me è importante questo processo, cioè se si farà questo processo qui è importante a questo punto questa indagine per capire anche quello che è successo. Questo processo si farà perché insomma tira un po' quest'aria, no? Nel senso che ora la motivazione della sentenza andrà in quella direzione. Anche perché la procura l'ha richiesto proprio. È totalmente irrealistico che Giacomo Bozzoli possa aver fatto tutto da solo. No, infatti. Anche perché erano presenti delle persone, se è successo quel che è successo, gli impianti sono andati in blocco, vuoi che non ci sia qualcuno che sia andato un attimo a controllare lì, anche una sola persona, quindi chi era presente, tutti presenti secondo me sanno, compreso Ghirardini, adesso dire perché è stato ritrovato morto, se sia un suicidio o un omicidio, secondo me al momento è difficile, perché potrebbero essere vagliate entrambe le ipotesi. Mi dispiace dirlo, ma nulla vieta che sia andato come ipotizza la procura, ovviamente che abbia poi avuto questo rimorso, perché comunque era un operaio amico di Mario, quindi magari aiutando poi dopo ha avuto questo rimorso e si è suicidato. Qualcuno mi chiedeva, è facile reperire la capsula di cianuro? Io da quel che ho capito è la capsula che si utilizza per la caccia fondamentalmente, ma almeno così la descrivevano. Cacciatori di frodo? Sì. Sì. Non cacciatori normali? Non i cacciatori normali. L'altra ipotesi invece è l'omicidio. I crediti al bracconaggio la usano come modalità, quindi è anche possibile, essendo insomma quello territorio di cacciatori, non è così difficile procurarsela, ragazzi. Poi abbiamo inteso anche con recenti fatti di cronaca che procurarsi veleni anche ben più complessi, insomma, da trovare del cianuro, purtroppo se uno è molto motivato non ci sono grossi problemi. Guardate quello che ha combinato Mattia Del Zotto, che è riuscito addirittura a manipolare un'azienda intera e a farsi consegnare del taglio, del solfato di taglio, che è un veleno tremendo per cui non c'è antidoto e quindi viene venduto sotto restrizioni, eppure lui c'è riuscito a procurarselo. Qui capite bene che il reperimento di questo tipo di sostanze, purtroppo se il soggetto è motivato, evidentemente non è così difficile da mettere in campo. Sì. Poi l'altra pista ovviamente è l'omicidio. Considerate anche questo, che il cianuro anche nell'immaginario collettivo è considerato una sorta di veleno che non ti dà scampo, quindi se vuoi morire hai un'ideazione suicidaria solida, certamente il cianuro una volta ingerito non puoi tornare indietro, ragazzi. Il punto è che è davvero difficile uccidersi così, anche perché lui prima ne ha ingerita una che non si è aperta, poi ne ha ingerita un'altra. Comunque, una morte, esatto, prima ne ha ingerita una, poi ne ha ingerita una. E poi aveva gli stivali pulitissimi e i pantaloni sporchissimi perché c'era del fango, ma gli stivali erano, ho visto le fotografie, sembravano proprio... E poi un altro elemento, questo scontrino del 10 ottobre, e lui si ferma al ritorno da una battuta di caccia con il nipote d'Alessandria, si ferma a Brescia e acquista dei generi alimentari e un pacchetto di preservativi. Allora mi chiedono, i parenti dicono, ma uno che si vuole uccidere con i preservativi, cioè
Tutti gli avvelenamenti, bene o male, hanno, diciamo, sintomi comuni. Quello che succede in pratica non arrivano più segnali cerebrali, quindi si atrofizzano proprio tutte le funzioni, quindi respiratorie e muscolari, quindi è doloroso e poi finisci col soffocamento. Quindi quando senti i muscoli che ti si stringono da tutte le parti del corpo è No, no, dolorosissimo è una morte e poi rapidissima. non è veloce, veloce. Velocissima, insomma, ti rendi ampiamente conto che stai morendo, eh? Non è, insomma, non è una morte dolce, ecco, insomma, non è la morte da overdose di psicofarmaco, ecco, per intenderci, non è che ti addormenti e non ti svegli più. Il dolore c'è, gli spasmi ci sono, insomma, ci sono, c'è una fase agonica che non è lunghissima, ma certamente ti rendi perfettamente conto di quello che sta, cioè, di quello che ti sta accadendo. Non è una morte veloce. Perché anche i 4-5 minuti in quel momento sono Eternità. infiniti, cioè non puoi muovere più il tuo corpo spontaneamente perché sei in preda alle convulsioni, no? Perché è tutta una cosa cerebrale e poi soffochi lentamente, quindi bruttissima Mi questa chiedono se tu morte. era Però mano. se noi la leggiamo in chiave suicidaria troviamo anche un certo senso, perché alla fine, se io voglio essere certo che nessuno mi possa aiutare, mi metto in Vado, ma condizioni assolutamente. di assumere quella sostanza lontano da ogni essere umano, in modo tale che non ci possano essere chance che io possa essere salvato. Ci può anche Sì, essere questo. però i parenti dicono, avendo nella sua disponibilità armi di tutti i tipi, perché era un cacciatore, poteva sparare in bocca e Ma basta. ragazzi, non è così semplice puntarsi un'arma e premere un grilletto, eh? Cioè, magari lui pensava di non averne la forza, altro paio di maniche e ingoiare una cosa. Che poi farà il suo effetto, però stai ingoiando una cosa, non è, è meno impattante come condotta che non puntarti un'arma e fare fuoco. Mi chiedono che tipo era Mario. Allora, dalle descrizioni della moglie, della mamma, della sorella, ma anche del fratello e dei figli, era una persona dedita al lavoro, tipico, insomma, imprenditore bresciano, quindi grande lavoratore. Tra l'altro, era uno che lavorava proprio, si sporcava le mani, non è che stava lì in ufficio a sfogliare carte, no, era uno che proprio andava, come abbiamo visto purtroppo, nell'azienda, nei forni, stava con gli operai, si vestiva da operaio e poi aveva un grande amore per i figli, aveva questo grande sogno di realizzare, siccome il figlio si era appena laureato in odontoiatria, stava realizzando una clinica odontoiatrica a Mazzano, che è in basso, diciamo vicino al lago, clinica che poi alla fine è stata inaugurata alcuni anni dopo la sua morte, quando sono riusciti a realizzarla, e dove lavorano Claudio, che è appunto il figlio dentista, e Giuseppe che l'aiuta, e anche la mamma. La difesa ha fatto di tutto per, insomma, far passare l'idea che fosse una coppia in crisi, che Mario avesse un amante e che lei pure avesse un amante. Ma di fatto in realtà loro erano molto uniti, al punto che Ma la moglie lavorava. elementi, guarda, questa parte qua, insomma, l'abbiamo approfondita molto e ti assicuro che elementi che potessero anche solo adombrare qualche ombra sulla relazione tra i Il due telefonino suo non c'era niente. non è mai stato trovato, quindi era veramente un'illazione quella dell'allontanamento, della fuga romantica con l'amante in Tant'è Brasile. vero che lui telefona alla moglie e dice: "Guarda, faccio un attimo in ritardo, ma sto E arrivando", poi perché quella sera avrebbero parlato proprio della clinica col figlio, avrebbero cenato col figlio per raccontargli dei progressi. Tra l'altro lui il pomeriggio aveva visto il geometra lì della clinica, quindi comunque se si allontanava dall'azienda, come può succedere ad un imprenditore, ad uno dei titolari, può succedere che si allontani magari per delle commissioni così, si era allontanato per andare a controllare come andavano i lavori nella clinica. Laura, c'è una domanda per te dal nostro amico Guglielmo. Ma la moglie e la sorella di Mario hanno subito sospettato si trattasse di un omicidio commesso all'interno Sì, della guarda, fonderia? se leggi giallo che è in edicola, ho ripubblicato alcuni brani della denuncia che aveva fatto Irene Zupani, che ha fatto proprio saltare sulla sedia i magistrati e i carabinieri, e l'ha fatta il giorno dopo la denuncia. Poi noi l'abbiamo pubblicata per primi. Tra l'altro dovete ricordare che i quotidiani l'avevano un po' così buttata lì, come è sparito un imprenditore, se ne sarà andato appunto in Brasile per i cavoli propri, no?
Io invece ho avuto la fortuna di avere nella disponibilità questa denuncia subito e sono saltata anch'io sulla sedia, io e il mio capo redattore, perché davvero in quella denuncia c'era C'è già tutto. delitto. In quella denuncia c'è tutto, cioè proprio c'è l'inchiesta, c'è tutto. Era tutto chiarissimo già da lì, cioè obiettivamente non mancava nessun passaggio. Loro Poi ovviamente volevano far credere che Irene ce l'avesse con loro, vabbè. chiaramente le due famiglie non erano più in sintonia, questo non è un mistero per nessuno. Del resto, insomma, le condotte che poi sono state insomma, attribuite all'altra parte, no? Quindi a Alex, Giacomo e Adelio, non è che insomma, siano condotte che ti portano ad avere rapporti sereni, no? Se pensi che io, insomma, sono due fratelli che gestiscono un'importante azienda e uno cerca in qualche modo di comportarsi in maniera scorretta, l'altro lo scopre, è chiaro che poi i rapporti si incrinano, ma questo è uno scenario che è prodromico per l'omicidio, non certo perché uno voglia pensare che l'altro abbia ucciso. Io credo che la moglie di Bozzoli abbia veramente faticato per poter tirar fuori tutte quelle parole scritte nella denuncia, perché comunque era una missione che la sua famiglia si era completamente sgretolata, insomma, non era. Perché quello che ha detto anche alla fine, dopo la sentenza, lei l'ha detto, ha detto sì, vabbè, giustizia è stata fatta, però qui c'è una famiglia distrutta No, si stavano completamente. separando i fratelli, no, non Mario con la moglie, eh. Cioè si No, stavano i separando fratelli, i fratelli perché chiaramente ormai non c'erano più le condizioni per continuare a collaborare, perché era. Ti ricordi che poi ci fu una ripresa di, mi pare, Giuseppe Pizzo, di Chi l'ha visto, che riprese peraltro nei momenti che proprio facevano fuori i documenti. immediatamente successivi, poi all'accesso dei carabinieri per la prima volta, no, all'interno della fonderia, che riprendeva dall'esterno, c'era una persona che sembrava occultare dei documenti in uno degli uffici della fonderia, anche in maniera abbastanza rapida, fondamentalmente. E lì effettivamente fu un segnale abbastanza chiaro che qualche problema c'era lì dentro, insomma, che quella era la pista. Tra l'altro fu pulito tutto, cioè fu chiamata la ditta delle pulizie il giorno dopo c'era la ditta. Quindi se anche ci fosse stata una minima traccia di trascinamento, di qualsiasi cosa, non l'avrebbero trovata. Perché Insomma, la ditta delle pulizie il era stato giorno pensato tutto, perché non è che la ditta delle pulizie la chiami la sera dopo. prima, ok? Cioè, sono aziende che devono organizzare il lavoro, quindi chiaramente anche quello era un passaggio che era stato ampiamente valutato e deciso preventivamente, insomma, per cui. Come le telecamere. Allora, domanda scomoda. Ma secondo voi il padre di Giacomo è consapevole? Cioè, tu parli di Adelio? È bella domanda questa. Boh. È Non una lo bella so. domanda. Io mi auguro di no. Arrivando così a conoscerlo, diresti di Io mi no. auguro che non sapesse quali erano le intenzioni del figlio, anche se mi pare improbabile perché comunque Giacomo non faceva mistero del fatto di voler eliminare lo zio. Mi direte voi, è anche possibile che magari sapesse che Giacomo ce l'aveva a morte con lo zio, Però ma no, a certo. passare all'atto, insomma, ce ne potrebbe anche passare di acqua sotto i ponti, Lui non giustamente. c'era, non era lei quella sera, quindi. Lui non c'era, quindi sicuramente non è coinvolto nella vicenda dal punto di vista chiaramente dell'inchiesta, però indubbiamente la domanda ce la siamo fatta in tanti, cioè Sì. quanto sapeva Delio, anche perché se ha saputo dopo, ovviamente la sua posizione, essendo il padre del principale indagato all'epoca, indubbiamente poteva. Cioè, senza arrivare a ostacolare la giustizia, però non era tenuto a fare delle affermazioni accusatorie nei confronti del figlio. Quindi è anche estremamente possibile che qualcosa l'abbia intuito, mettiamola così, insomma, lo sapeva anche lui come stavano le cose. Quindi cioè, l'unica fonte di conflitto seria di Mario era fratello e nipoti, no? Non c'erano altri soggetti, insomma, che rappresentavano per Mario un problema, obiettivamente. Quindi anche andare a cercare ipotesi alternative, qui non, insomma, non gli è andata molto bene la difesa di Giacomo, perché Mario era veramente una persona integerrima, non c'erano ombre di nessun genere, credetemi che è stata la sua vita rivoltata come un calzino, e non c'era proprio nulla che potesse far ipotizzare che avesse una seconda vita altrove o che avesse intenzione di farsela. A parte che secondo me è difficilissimo sparire, cioè come fai oggi a sparire davvero? È molto difficile.
devi proprio prepararla per tanto, tanto, tanto tempo questa cosa della sparizione. Non lo so, poi con un drone, non lo so. Però l'ex di Giacomo lo dice chiaro e tondo, che era anni che ci pensava. Sì, ah no, quello sì, no, io dico a sparire Mario e andare in Brasile, come C'era dicono su. loro, perché loro davvero fino all'ultimo hanno, anche fin nell'arringa, hanno tentato di mettere in cattiva luce Mario e la moglie, Certo. assolutamente, che è una E cosa che lei ho la moglie trovato esaminata in maniera molto, molto dura, brutta e non è servita a niente, eh no, proprio. anzi, anzi, Anzi. direi proprio di Cioè, anzi. c'è un po' deluso anche i colleghi di Brescia che conoscono da tanti anni questo avvocato di lungo corso, insomma, un po' anziano, ecco, oggi, hanno detto che, insomma, è un po' deluso l'arringa, invece è stata molto cogente, devo dire, non me l'aspettavo nemmeno io, la requisitoria, che Sono stati invece molto bravi. per tutto, sì, Hanno davvero, saputo. poi ha tirato fuori delle interpretazioni nuove. Incisiva, che comunque Sì. fa la differenza. Cioè, è stata proprio una ricostruzione dove si vede che c'era anche la passione dell'investigatore dietro, Sì, insomma, sì. no? Il cucire insieme tutti i vari aspetti, ed è stata molto incisiva nei passaggi importanti. Quindi devo dire, ottima requisitoria, davvero, insomma, assolutamente sì. Va. Bene, amici, ci sono altri aspetti da approfondire che vi piacerebbe sapere su questa vicenda? Giacomo aveva 30 anni, vero? All'epoca, se non Sì, sbaglio, aveva ho 30 anni tondi, che era 7 anni fa. 37. C'era 37 adesso. È sposato, ha un bambino. Qualcuno faceva una riflessione, no? Vorrei un attimino discutere di questa cosa, no? Adesso non mi riferisco al caso di Lili che viene utilizzato come riferimento. Ci dicono che a volte alcuni casi, tipo, possono essere trattati come casi da serie A, serie B, in base agli accertamenti. Ma a volte dovrei mettervi anche nell'ottica che gli accertamenti vengono fatti, ma non da tutti si riescono a ricavare delle risposte spendibili. Quindi magari tu l'accertamento sul DNA lo fai, dattiloscopio, le intercettazioni e quant'altro, ma non hai sempre delle risposte. Poi è vero che esistono anche delle indagini, ahimè, fatte male, e il primo nemico è non fare delle cose subito, nell'immediatezza dei fatti, perché veramente una serie di informazioni, come diciamo sempre, vanno perse. Proprio nelle prime ore. Ci chiedono, secondo voi, si sa se l'hanno gettato vivo o morto? Vivo ma tramortito. Vivo, Secondo sì. me vivo ma tramortito, cioè Comunque non tramortito, sì, gli avrà dato un colpo in testa. probabilmente tramortito, ma vivo, verosimilmente sì. Poverino. Pensate possa reggere questa sentenza in appello, ci chiede Patrizia. Io fammela leggere prima, dopo che la leggerò saprò dire se reggerà anche in appello. Appena avremo disponibili le motivazioni, faremo un'altra puntata e ve le racconteremo nel dettaglio, quindi proprio prima fammele leggere, però mi auguro di sì. Secondo me sì, perché la perizia, a mio modo di vedere, è l'elemento che Determinante. diventa oggi insuperabile. Sì, infatti sto cercando di acquisirla perché sono molto curiosa. Marti, allora, cioè questo è un processo indiziario vero e proprio, cioè non abbiamo delle prove, sono stati messi insieme degli elementi, quindi più elementi, non c'è stato un solo metodo investigativo. Vuoi l'analisi biologica che col suo dato negativo ci ha dato comunque una direzione? Vuoi la cosa delle Caso telecamere che l'assenza adesso... di tracce era proprio un elemento determinante, cioè è diventata plausibile dopo la perizia fatta, perché questo elemento dimostrava che quel tipo, paradossalmente, quel tipo di modalità per disfarsi del corpo era realistica. Quindi in realtà l'assenza di tracce è diventato un elemento Spesso probatorio. l'assenza di tracce è stata determinante, pensate a Stasi. Esatto, l'assenza di tracce di sangue sulle scarpe è diventata la sua principale prova d'accusa, nel senso che ovviamente non potevano sporcarsi se fosse rientrato lì, non si è sporcato, quindi lì non c'è rientrato e sapeva della condizione in cui versava Chiara perché ce l'aveva messa lui in quella condizione. Infatti, Le telecamere che puntavano su punti morti. Allora, voi non dovete immaginare la telecamera che abbiamo noi a casa che la girate con la mano, hanno un braccetto meccanico, quindi si può controllare solo da un pannello elettronico che ha accesso con chiave e codici. Quindi i titolari della fonderia lo possono avere e gli addetti ai controlli alla sicurezza. Elemento 2. Il blocco che si è avuto nel fondo, ripeto, secondo me è l'elemento di non ritorno. E poi, comunque, la vicenda di Ghirardini, vuoi o non vuoi che si sia suicidato o che sia stato ucciso, no? Questo lo vedremo più in là perché il giallo nel giallo. Comunque, da ricondursi a qualcosa che è accaduto quella sera nella fonderia, ok? Quindi qualcosa perché si è ucciso esattamente 6 giorni dopo, cioè si è ucciso, per il momento si è ucciso 6 giorni dopo, no? Quindi Ragazzi, anche noi quello abbiamo l'archiviazione per suicidio, quindi non posso, cioè,
questo è ad oggi il tipo di scenario in cui è maturato il decesso di Ghirardini. Se poi un giorno emergerà qualcos'altro, francamente penso che sia improbabile, a meno che qualcuno non ci dica: guardate che uno lo teneva e l'altro gli ha cacciato in gola la pasticca di cianuro, fino a quel giorno, che mai forse arriverà, noi non possiamo ipotizzare altro, perché elementi, ti assicuro che sono state fatte l'inchiesta, l'indagine è stata approfondita, elementi che portino in maniera solida a un'ipotesi omicidiaria fino ad oggi non sono emerse. Cioè, tutto quello che accade a Ghirardini, astrattamente lui era in grado di farselo da solo. Quindi, a meno che non salti fuori qualcuno che dica: guarda, sono stato io lo tenevo, quell'altro gli ha cacciato in gola la pasticca, ma se questo non accade, non credo che cioè, questa indagine abbia molte speranze di essere riaperta. Allora, non è in carcere perché comunque lui non può reiterare il reato, perché aveva comunque dei motivi ben specifici, quindi la mira era una Non sono state distruzione di valutate. prove, più di distruggere il cadavere dello zio, penso che non possa fare, pericolo di fuga, no. Quindi Ragazzi, vediamo. la detenzione cautelare, cioè la misura cautelare della detenzione carceraria, prima di arrivare a una sentenza passata in giudicato, Mo vediamo deve, se... cioè, sussistere nel momento in cui ci sono tutta una serie di rischi, no? Come diceva Giovanni, di reiterazione, di fuga, inquinamento probatorio. Ad oggi, 7 anni dopo i fatti, visto che non è stata ritenuta questa esigenza cautelare durante l'inchiesta nella fase preliminare, oggi, oddio, astrattamente la Corte d'Assise poteva anche disporre la misura, diciamo, in questo momento, ma evidentemente non ha ritenuto sussistenti i rischi cautelari indispensabili per poter fare questo tipo di valutazione. Quindi, laddove questa sentenza, come ci auguriamo, arrivi fino al terzo grado incolume, quindi mantenendosi chiaramente come una condanna, Allora, sì. solo il giorno in cui dovesse essere confermata in Cassazione, la mattina dopo c'è l'ordine di arresto, e quindi a Come è quel successo punto per Lolli. c'è da scontare la pena. Okay? Quindi la detenzione cautelare, cioè mentre il processo è in corso, deve avere dei presupposti giuridici. Evidentemente qui hanno valutato che non vi fossero. Ok? Beh, perché coinvolgono, cioè era così Magari si facile. sono trovati anche. Non è un omicidio su base personale, qui c'è un omicidio che ha una sua strutturazione dentro un disegno anche di natura, diciamo, più ampia, per cui la fonderia era il vero oggetto del contendere, e le persone coinvolte, probabilmente se sono state coinvolte, come la procura ipotizza e in qualche modo anche la Corte d'Assise sembra adombrare, evidentemente perché ognuno ne traeva un vantaggio di natura economica. Questo è. Dicono, no, io lo faccio il tipo da scappare. Vabbè, avrebbe potuto scappare prima, però adesso è tardi. Avrebbe Al dovuto momento fare non ci prima. sono misure nei suoi confronti, non mi pare sia neanche stato chiesto il sequestro del No. passaporto. Quindi evidentemente non, al momento non è stato valutato sussistente il pericolo di fuga. Però giustamente dice Monica, però prima era convinto di farla franca, adesso forse ha cambiato idea. In effetti è una valutazione Anche più corretta, a mio modo di vedere. io sono d'accordo con Monica, perché magari adesso che può reagire anche male, si vede stretto, boh. I soldi ce li ha, Ragazzi, questo parliamo di una condanna all'ergastolo, quindi vuol dire che se viene confermata realisticamente, non essendo un soggetto in detenzione, considerate che i tempi forse saranno un pelo più ampi, però realisticamente a fine 2023 l'appello ci sarà. La Sì, per Brescia è abbastanza veloce. prescrizione seguirà dopo un annetto, quindi tra fine 2024 e inizio 2025 la Cassazione dovrebbe esserci. Se ci sarà Cassazione e confermerà, lui nel 2025 entra in carcere. È lunga la storia, eh? Cioè, sarebbe un uomo di con 2 anni in più, quindi ci avrebbe 39 anni. Quasi 40 anni. Cioè, hai tutta la vita davanti, eh? Una pensata, forse, in questo senso, I soldi ce li ha, ripeto. oggi potrebbe anche farsela, in effetti, insomma. Parliamo di ergastolo, appunto, vuol dire che insomma per almeno 20-25 anni da lì non esci neanche se vuoi. E sono lunghi, ragazzi, considerando che c'hai 40 anni, sono lunghetti da passare. Eh sì. Ma Comunque poi che devo passano a dire fare? Che quando esci ormai, la voglio dire, sei vecchio. che. Eh sì. E quindi quella prospettiva lì di magari anche uscire dopo tanti anni, come non viverla più quella vita? Quindi secondo me se ha la possibilità di scappare, boh.
Infatti, Monica, ci per fortuna che non sei tu, diciamo, nel senso che cioè, ci sta che uno dice: ok, io fino adesso pensavo di farla franca, ho capito che forse non avevo bene chiara la situazione. Oggi, beh, lui materialmente le possibilità ce le avrebbe, certamente non penso che qualche soldo in tasca ce l'abbia. Sì, sì. Infatti in aula qualcuno commentava così, ma non poteva andarsene ai Caraibi prima. C'era qualcuno che commentava. Comunque devo dire che questo caso, che dal punto di vista così giornalistico inizialmente era stato un po' così sottovalutato, soprattutto perché si tratta di un uomo, devo dire la verità. Insomma, quando scompare una donna o un bambino è un po' più giornalisticamente appetibile. E invece per me è stato veramente uno dei gialli più incredibili della storia del criminale italiano. Anche io mi sono messo a rompere le scatole perché andava sempre in sordina questo caso. Lei ogni tanto facevo il remind, no? Ma scusate, io, ma il caso di Bozzolo, il caso di davvero, Bozzolo, io ho pensato quel giorno che l'esperimento nell'altro forma, c'è cioè letteratura. Quel giorno che hanno trovato Ghirardini, io mi ricordo ancora dove ero, comunque ero anch'io in montagna, e cioè ho aperto la porta, la portiera, la radio ha dato la notizia, e anzi no, mi hanno mandato un messaggio e ho detto a mio marito: oddio, hanno trovato morto l'operaio. E lui ha detto: cavolo, ma nemmeno Edgar Allan Poe, non lo so, avrebbe potuto immaginare una trama del genere. Una figata pazzesca, cioè della fantasia, veramente la realtà supera la fantasia. Io lo dico sempre, ma in questo caso... Infatti stavamo pensando perché io penso che di scrivere un libro. Sai perché, Laura, io penso che però l'ipotesi suicidaria tutto sommato non sia così peregrina? Perché già te scompare scompare lo zio e quindi sei un po', diciamo, con gli occhi addosso di tutti. Cioè, il giorno dopo l'ex compagna è andata dai carabinieri a dire: guardate che lui voleva ammazzarlo. E la moglie è andata subito a dire: guardate che la situazione è questa. Quindi adesso assumersi anche il rischio di ammazzarne un altro non è così banale. No. In quel momento poi, cioè il momento in cui è addosso dei fatti, nel momento più caldo in assoluto, no? Con tutta la stampa comunque addosso, perché all'inizio insomma ci fu una grande attenzione mediatica. Peraltro la distruzione di un corpo in un alto forno non è una circostanza che penso si sia mai verificata. No, ma non la Brescia pure di nuovo. Sempre nell'alto forno. Però sì, non era simile, cioè non era proprio lo stesso tipo di forno. Era un fratello che aveva messo il fratello nel forno. Insomma, e alla fine della favola. Però in quel caso l'aveva proprio gettato, in effetti c'era stato lo scopo, cioè era diversa sta storia. Però qui all'inizio la procura, proprio perché non ci sono casi di quel tipo, si è trovata un po' in difficoltà perché non sapeva esattamente cosa doveva attendersi dal momento che un corpo fosse stato inserito nell'alto forno, ed è stata indirizzata non in maniera corretta. Perché molti gli hanno detto: guarda, che è impossibile, perché se fosse un corpo di quel tipo sarebbe esploso l'alto forno. Ho cercato in lungo e largo, anche in arabo mi sono messo a fare le ricerche per trovare un caso simile. Non c'era qualcosa di simile, o almeno se c'era, non c'era un dato alla mano che avesse poi dato un'analisi. No, infatti, la Tettamanti disse proprio fuori. Questo: che a parte quel suicidio lì a Torino, che era simile, ma non c'erano casi. Per cui. Quando il giudice ha disposto, mi ricordo l'esperimento, disse proprio: è la prima volta nella storia della giurisprudenza che si fa un incidente probatorio del genere, cioè, appunto, mai successo. Mondiale, però, mondiale. Che sì, l'ho cercato anche oltreoceano, un caso simile, non l'ho trovato. Perché la domanda che ovviamente mi ponevano tutti, no? La gente disse: ma allora restano le tracce? Volevo poter dare una risposta con elementi alla mano, no? Secondo me può. Ma non ho trovato nulla. I corpi forni per la pizza, forni a legna, forni crematori. Ci sono anche gli elettroferogrammi. Ma così no, perché temperature di quel tipo lì non... Anche perché è la colata di metano, riuscire ad avere la disponibilità di un alto forno funzionante. Ecco, io scrissi che, perché è vero, cioè mi aiutò Portela su questa cosa carina, praticamente l'unico precedente che abbiamo è in Terminator 2.
però non mi pare che possa fare, diciamo. No, però voglio dire, è curioso, ma l'unico precedente che abbiamo, lui è finito nella colata, Sì, capito? e si è sciolto, infatti è anche insomma, tutto Eh sì. No, intervenito, però credo che no, era così per dire, no? Una cosa non c'è niente di questo tipo in curiosa. circolazione, assolutamente. Guglielmo, ma ti riferisci sempre alla questione del dato genetico? Cioè, qui perché non penso che possano dare una risposta, che qui la domanda che si poneva è: resta materiale genetico? Cioè, Problema spero per non lo loro che non so, abbiano dati di questo tipo, perché però sarebbe alquanto credo che quello inquietante. stato bruciano gli operai in esubero, non No, credo. eh. Non credo. Invece di fare il trattamento di fine lavoro. Dai. Trattamento definitivo proprio, insomma. Quindi dati di questo tipo non credo che ce l'abbia nessuno, vogliamo augurarcelo, insomma. È variabile tra i 900 e i 1200 gradi, che è rapportabile alla temperatura del forno crematorio, quello dove ci fai le urne, solamente che da lì riesce a ricavarlo. Ragazzi, qua non è solo una questione di temperatura, come diceva all'inizio, è una questione che quando il materiale biologico entra in contatto con un metallo, che è comunque una È sostanza metallo. chimica particolare, magari lo scherma, quindi tu nell'esame non riesci a vedere quello che ti serve per fare l'analisi del DNA. Quindi è proprio quello il problema, il bagno nel metallo, non tanto la temperatura. Non è Perché alcune cose bruciare. ad alte temperature resistono. Che ne so, i denti sono per antonomasia quelli che riescono a resistere ad alte Dice che all'Ilva temperature. di Bagnoli sono caduti gli operai, ma nell'alto forno? Cioè sono caduti in un alto forno? Ah, la ThyssenKrupp? No, ma non erano No, non caduti. era un alto forno quello, ragazzi. No, no. Però qui il problema, anche se ci sono incidenti, no, magari di persone che cadono nel forno, ma poi è stata fatta l'analisi del DNA su quel forno? Penso di no, perché una volta raccontato l'aneddoto, l'accaduto, sono caduti, l'incidente, l'assicurazione, tutto quello che vuoi, non ti vanno a fare l'analisi del DNA nel metallo, né quella risposta serviva. Cioè vedere se effettivamente il metallo poteva conservare l'informazione biologica. E adesso un dato lo abbiamo che non lo conserva. C'è un elemento di letteratura che sarà utilizzato a questo punto da tutto il mondo, perché ogni volta che ci sarà un caso simile, ci sarà una risposta in letteratura. Quindi veramente farà scuola un caso che era partito dall'anonimato e dal dimenticatoio, si può dire, perché insistevamo solo noi su questa storia di Bozzoli, perché non se ne parlava più. Sì, anche perché la sensazione era che un po' la stampa avesse mollato il caso convinti che sarebbe stato assolto al nipote. Secondo me molti non ne hanno più dedicato molto tempo, al di là, diciamo, dei media locali e quant'altro, E perché di me. e Laura. Si era un po' persa insomma, la grinta sul caso, convinti che l'inchiesta non sarebbe mai decollata. C'era Sì. anche questo, insomma. E considerate che lui è stato rinviato a giudizio nel 2020, dal 2015. Insomma, passato di tempo. Ma è incredibile anche il processo, cioè questo cambio di imputazione in corso d'opera. È stato un bel processo, devo dire, molto interessante. A me è piaciuto, poi molto bravo il giudice, molto molto bravo. Sì, lo Veramente bravo. vuoi buttare, lo vuoi buttare, ci sono un sacco di elementi investigativi, ecco, quindi per ritornare non esiste un solo metodo, Le ma colpe tanti solo in elementi. questo momento? No, non credo proprio. No, no. Lì, in quel momento, nessuno ha preso idee così improvvisamente. Questo è stato un omicidio progettato fin nei minimi dettagli. Anche perché le telecamere sono state spostate una settimana prima. Cioè. Studiatissimo. Erano già tutti pronti lì. Assolutamente sì. Va bene, amici, che dite? Vi è piaciuta questa puntata? Dai, Avete partecipate. imparato che non bisogna gettare Anche voi. Sentite, nel fuoco. Meglio non gettare nel fuoco. cosa vi piacerebbe che trattassimo nelle prossime puntate? Ah, domani c'è la sentenza Tizzani, se volete. Allora, Tizzani sarà uno dei Poi prossimi. l'appuntamento con Brescia tutti i venerdì, io non so. Allora, Tizzani sarà sicuramente uno dei prossimi momenti. Siccome ci deve stare Jockey, campione del mondo, terzo dan del processo Tizzani, aspettiamo Jockey. Bozzoli e Tizzani, ma hanno aspettato, che sono i casi che ho seguito di più negli anni. Oh, Sono proprio. assolto primo grado, vediamo domani cosa succede. Vogliamo fare un po' un viaggio nuovo nei cold case? Che dite? Prendiamo un paio di cold case e li riportiamo un po'. Ah, io direi che potremmo, boh, anche Idea. parlare di Piovanelli. Piovanelli. Sono i 20 anni, il papà sostiene sempre che c'è questo.
Noi nelle prossime settimane facciamo una cosa che è un Credo che po' Erra, carina. Anni Erra sta tentando di fare la revisione, insomma, credo Sì, di ma il sì. papà anche di lei sostiene comunque che ci siano anche delle piste differenti da battere, anche se non riesce a ottenere, però vabbè, insomma, Ma tanto tempo guarda, che. quello è un delitto da branco, eh. Branco è stato individuato, gestito da Anzi, Erra. hanno già scontato, sono già fuori. Quindi, l'unico Erra, chiaramente, che era l'unico adulto a aver partecipato al tutto, insomma. Vabbè, vedo che siete molto ricchi di spunti, quindi vedremo di trattarli Sì. tutti. Ma anche Nadacella l'altra sera. lo faremo appena avremo finalmente i risultati della parte genetica, perché le tracce di DNA femminile sulla scena, questo lo sappiamo da 20 anni che ci sono, insomma, praticamente dal 96. E capire di chi sono, perché tracce di presenza femminile sulla scena, di DNA femminile, è una circostanza nota, tocca capire di chi sono, questo è il problema serio. Quindi ho visto degli articoli. Ah, tracce femminili, ma guardate, quelle c'erano già, cioè, vennero individuate all'epoca. Bisogna vedere di chi sono. Quindi vediamo, appena Giardina consegna la consulenza tecnica, vediamo che succede. Mimì Manzo, guarda, io me ne sto occupando in qualità di consulente, al momento non abbiamo grandi novità, per cui magari un po' più avanti lo tratteremo. Resinovic, guarda, appena, anche lì, appena abbiamo qualche novità rispetto a quelle, a me chiacchierare vanamente con tutta una serie di mitomani che stanno in giro, non, sapete bene che non mi va. Se ho qualcosa di concreto di cui parlare, bene, diversamente, insomma, Ah, aspetteremo ecco, il gruppo, volevo insomma. dirvi, il 27 ottobre inizia Zilliani, quindi. Sì, vabbè, il processo Zilliani, vabbè, è un processo che non, nessuno si aspetta grandi colpi di scena, insomma, voglio 27 dire. ottobre inizia. Va bene, ragazzi, dai, di spunti ce ne avete dati parecchi, ci rifletteremo in questi giorni. Va benissimo. Allora ci salutiamo. Buona serata. Buonanotte a tutti, ci Buonanotte. vediamo lunedì. Buonanotte. Lunedì.